Continuano a trionfare questi Galacticos, quarta vittoria consecutiva, primi in classifica, oggi sconfitti Chokis. Il commento di Ruggero Mesiti. Ciao Ivan, prosegue la marcia di questi splendidi Galacticos, come hai detto tu, la quarta vittoria di seguito, provano addirittura la fuga oggi, ma sarà una partita veramente difficile contro i Chokis che lotteranno fino all'ultimo e saranno sconfitti per 4-2. Le formazioni presentano delle novità, le presentano i Galacticos, perché non c'è più Francesco Morello che è partito da Palermo, ma esordisce oggi Gabriele Filippi, interessante, poi atteso questo debutto dell'ex Atomic nei bianconeri, che partono fortissimo e al terzo vanno in vantaggio con chi se non con Walter Bonferraro, che con una puntata dal limite dell'area bacia prima il palo interno e poi si infila a rete, l'immediato vantaggio dei bianconeri, che però subiscono la reazione dei Chokis team, con prima Albano e poi Dichiara che con un tiro deviato sfiora nel pareggio, scampato pericolo per il portiere bianco, scampato pericolo che si tramuterà clamorosamente nel 2-0 al settimo con Griffo che viene premiato il suo grandissimo inserimento su un corner battuto da Roberto Morello e trova il gol del 2-0, fantastico inizio dei Galacticos. Poi al nono ci prova Teresi a riportare i Chokis in partita con un tiro da tre quarti, era rimasto solo nella tre quarti, ma caccia sopra la traversa, un minuto dopo un grande punizione di Albano, ma è ottima la parata di Bianco, dall'altra parte lo imita il collega Inzerillo con due interventi decisivi, prima su Bonferraro e poi anche su Giordano che in una rara scorribanda offensiva è andato vicino al gol del 3-0, però 4 minuti dopo Dichiara una grandissima azione in velocità, supera Scafiri muto, tiro cross che si spegne però sull'esterno della rete, due minuti dopo stupenda uscita di Bianco, miracolosa su Modica che da 2 metri accorreva, scarica una bomba, Bianco però si frappone fra lui e la rete e salva i suoi Galacticos proprio a fine primo tempo, un primo tempo che si conclude in maniera equilibrata, Chokis che hanno avuto buone occasioni per riaprire la gara, i Galacticos che avevano iniziato bene, poi si sono un po' spenti, quindi ci assisteremo a una ripresa combattutissima, una ripresa che subito presenta una grandissima emozione perché al primo minuto punizione di Caggeggi al centro del campo, palla di Chiara che scarica una botta incredibile, Filippi la tocca, la devia, e questa deviazione spiazza completamente Bianco, la palla gli passa sotto le mani ed è il gol del 2-1 che riapre clamorosamente la partita. In verità è un gol meritato per i Chokis team per quello che si era visto nel primo tempo, però brutta notizia per i bianco-blu perché viene ammonito la macchia per un fallo su Filippi, protestano i Chokis ma Scarpacci non ha dubbio su questo fallo, il portiere Inzerillo poi è strepitoso su Filippi che aveva calciato una bomba all'angolo, era gol, invece Inzerillo l'ha tolta e lo stesso Inzerillo al nono chiude lo specchio ancora a Filippi, ma Filippi si sbloccherà al nono, il primo gol in bianconero è una perla perché si incunia dalla sinistra e dal limite dell'area calcia d'esterno, la palla tocca attraverso e si infila dentro la rete, è un gol bellissimo questo di Filippi che battezza il suo esordio con un gol, e poi 2 minuti dopo ancora fantastico Inzerillo dopo un'azione insistita di Bonferraro salva la sua squadra ma salva i Galacticos anche Bianco con una doppia parata con i pugni, prima su Modica e poi su Dichiara e su contropiede Filippi serve la grande Griffo che è completamente solo ma riesce a calciare fuori, una buona occasione per il 3-1, per il 4-1, al 18esimo Inzerillo è ancora decisivo nell'uno contro uno su Filippi, Filippi meriterebbe la doppietta, in verità non arriva la doppietta ma arriva la doppietta di Dichiara che segna il gol nel 3-2, un gol strepitoso, una bomba sotto il 7 dalla tre quarti, gol fantastico che riapre la gara ma la chiude un minuto dopo Walter Bonferraro, sempre lui, approfitta di un intervento imperfetto di Inzerillo, questa volta Inzerillo sbaglia suo malgrado ma non è sicuramente colpa sua, comunque questo gol chiude la gara, nel finale Bonferraro dribbla Inzerillo, può segnare la tripletta ma si decenta troppo e calcia fuori, finisce 4-2 per i Galacticos che proseguono il loro sogno. Quindi Ruggero, questi Chokis abbiamo visto che diverse partite hanno stentato a trovare il risultato giusto, ma è una squadra che non molla, è una squadra che dà l'anima dall'inizio alla fine. Secondo te questi Chokis riusciranno a trovare nelle prossime partite la strada giusta verso i playoff?
Sicuramente i Chokis al momento è meglio che puntino a uscire dalla lotta per l'ultimo posto, perché si trovano veramente nelle zone bassissime della classifica e l'importante è fare punti, ottenere qualche vittoria e risalire, perché probabilmente manca anche fiducia a questa squadra. Oggi hanno affrontato i primi della classe e se la sono giocata praticamente alla pari. Alla fine le occasioni sono state pari da entrambi i lati e con un po' di fortuna probabilmente i Chokis potevano anche lottare per il pareggio. Sicuramente serve un po' di fortuna e un po' di fiducia, perché questo Di Chiara davanti ha dimostrato grandissima tecnica. Si deve forse sbloccare un po' Modica, che oggi ho visto alquanto spento in campo. Per i Galacticos invece, secondo te, questo cammino quasi perfetto, direi, 4 vittorie su 4, potrà continuare anche quando arriveranno i big match? I Galacticos sono un'ottima squadra, sicuramente il calendario per ora li ha aiutati, perché sono stati match comunque abbordabili per loro. I big match, come hai detto tu, devono ancora arrivare, devono arrivare gli Atomic, devono arrivare ancora diverse squadre molto quotate. Lì si vedrà la vera forza dei Galacticos, che per ora comunque meritano per l'ordine, la concentrazione che tengono in campo. Veramente non c'è un giocatore che vada sotto la sufficienza più che piena. Hanno trovato soprattutto un buon portiere come Bianco, che io ho commentato la prima partita e l'avevo visto impreciso, ma ha acquisito una sicurezza veramente invidiabile. Campagna acquisti quindi indispensabile. Sì, assolutamente, anche Filippi un ottimo inserimento. Ringraziamo Ruggero Mesiti, appuntamento alla prossima. Ciao Ivan.